La berlina a fuel cell Toyota Mirai di seconda generazione è stata costruita sulla nuova piattaforma modulare GAL di Toyota. Questa piattaforma permette una migliore integrazione del sistema, un abitacolo a 5 posti più spazioso e consente di aggiungere un terzo serbatoio supplementare di idrogeno, contribuendo ad aumentare del 30% l'autonomia di guida dell'auto fino a circa 650 km. Il sistema a cella a combustibile è stato completamente riprogettato, con significative riduzioni delle dimensioni e del peso di tutti i componenti principali, e di conseguenza l'installazione permette di raggiungere il perfetto bilanciamento 50-50 dei pesi. Anche il packaging della nuova Mirai è stato notevolmente migliorato, in particolare con lo stack di cella a combustibile spostato da sotto l'abitacolo al vano anteriore, che ha permesso di ottenere un interno più spazioso, a 5 posti, con uno spazio per le gambe migliorato per i passeggeri dei sedili posteriori. La nuova Mirai vanta anche proporzioni più attraenti, con altezza complessiva di 1470 mm, passo di 2920 mm e lunghezza di 4975 mm. L'adozione della piattaforma GAL ha permesso di riprogettare il posizionamento delle celle a combustibile, i componenti della trasmissione e la disposizione dei serbatoi, che ora sono a T, il più lungo in senso longitudinale e centrale sotto il pianale del veicolo, con due serbatoi più piccoli posizionati lateralmente sotto i sedili posteriori e il bagagliaio. Insieme possono contenere 5,6 kg di idrogeno contro i 4,6 kg degli attuali due serbatoi della Mirai. La loro posizione contribuisce al baricentro inferiore dell'auto ed evita di compromettere il vano di carico. La nuova architettura permette anche di spostare la nuovissima cella a combustibile a idrogeno dalla sua attuale posizione sotto il pianale al vano anteriore, equivalente al vano motore, mentre la più compatta batteria ad alta tensione e il motore elettrico sono posizionati sopra l'asse posteriore. I serbatoi hanno una struttura più robusta e multistrato e sono altamente efficienti dal punto di vista del peso. L'idrogeno rappresenta il 6% del peso combinato del carburante e dei serbatoi. Il nuovo stack di celle a combustibile Toyota e il convertitore di potenza a celle a combustibile sono stati sviluppati appositamente per l'uso con la piattaforma GAL. I progettisti sono stati in grado di riunire tutti gli elementi del telaio dello stack, comprese le pompe dell'acqua, l'intercooler, l'aria condizionata e i compressori d'aria e la pompa di ricircolo dell'idrogeno, con ogni parte resa più piccola e leggera, migliorando allo stesso tempo le prestazioni. La nuova Mirai è dotata di batteria agli ioni di litio ad alta tensione, al posto dell'unità di nickel metallo idruro del modello attuale. Anche se di dimensioni più piccole, è più densa di energia, offrendo una maggiore resa e prestazioni ambientali superiori.